Ciao, sono Xander e in questo episodio di Indie Review faremo un'inversione di marcia. Gli artisti che sto per presentarvi appartengono a due categorie differenti. Uno musicista, l'altro pittore. E quello di oggi è uno strano mashup che necessita assolutamente delle vostre capacità audio video. Cosa significa questo? Beh... Blum, 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 blum. Di questa insolita puntata di Indie Review. Oggi parleremo di Luca Francioso e Maurizio De Angelis, due talenti di alto livello, capaci entrambi, nei loro ambiti, di evolvere la natura e l'essenza dell'arte stessa. Questa loro capacità di esternare l'anima è decisamente sublime, come un caldo abbraccio al quale non puoi rimanere indifferente. Lo stupore nell'ascoltare il delicato e pur intuitivo e deciso tocco acustico di Luca è paragonabile ad un volo ad alta quota, un viaggio sensoriale ad occhi chiusi, un autentico trasporto melodico che, in qualsiasi momento della vostra quotidianità, riesce ad entrare con passo delicato, con una grazia che lascia il segno e ti conduce fuori dal tuo contesto fino oltre l'orizzonte. Calibrato, sensibile e intuitivo. Un accordatore di emozioni, capace con la vibrazione sonora di generare una meravigliosa empatia con chi ha la fortuna di ascoltarlo. Un musicista che sa perfettamente come toccare le corde più intime dell'anima. Luca, oltre che compositore ed eccellente esecutore fingerstyler, è anche uno scrittore. Ed è anche tra le righe di un racconto che riesce ad esporre allo spettatore, in questo caso lettore, tutta la sua sensibilità artistica. Parlando di sensibilità artistica, beh, Maurizio De Angelis, talento di proporzioni eccellenti. Mentre Luca riesce ad esprimere la sua natura con la chitarra e per mezzo della scrittura, Maurizio lo fa attraverso i colori e i suoi impressionanti ritratti. Una magnifica esaltazione dei contorni abbinata ad una consapevolezza visiva del colore, mescolate insieme riescono a portare anche il più distratto dei passanti a soffermarsi, prendere fiato, osservare e capacitarsi che ciò che lo sta inondando in quel preciso istante altro non è che stupore, meraviglioso stupore. Emozione sincera, leale, di quelle che nascono nella pancia e pervadono con un unico brivido la mente, lo spirito e il cuore. L'attenzione che riesce a capire un ritratto di Maurizio lascia quasi intendere il celarsi di qualche strana magia. E personalmente non mi dispiace nemmeno crederlo. Anzi, è se stesso al massimo della propria espressività. Riesce a creare questo magnetismo ipnotico ed emotivamente carico di emozioni positive che dopo aver visto una sua opera si ha di fatto la necessità di scoprirne altre e altre ancora. Ed è così che Maurizio riesce a farsi conoscere. Attraverso il riversamento della sua anima su tela. Le sue opere trasudano, come quelle di ogni altro vero artista, la sua parte più emotiva e sensibile. Quindi, in descrizione troverete tutti i link necessari per scoprire questi due meravigliosi artisti. Ad entrambi, per capacità esecutiva ed espressiva, non posso che non dare un bel 9. Nel prossimo appuntamento parleremo di due giovani talenti, Marco Aiello, designer e stilista, e Simone Rabassini, regista, filmmaker e sceneggiatore. Perché questo nuovo mashup? Semplice. Stile. Io sono Xander e questo è Indie Review.